Allora, buonasera a tutte e a tutti. Per me è un'occasione molto emozionante. Chiara forse può capirmi, Chiara Gribaudo, la mia collega Chiara Gribaudo, perché leggendo questo libro mi è parso di leggere le mie sliding doors, Alice, nel senso che in quella bambina nata nell'88, io sono dell'87, me li porto un po' peggio di te, ma siamo quasi coetanee. Ho rivisto esattamente la storia della mia infanzia, di bambina che a quell'età voleva giocare a calcio e mio fratello è poco più grande di me e quindi lui giocava a calcio e aveva chiesto ai genitori di giocare a calcio. Nel mio caso la risposta di mia madre fu: non puoi perché ti vengono le gambe storte. Ed effettivamente io non ho avuto il coraggio che hai avuto tu. E che ci racconti in questa storia appassionante, che però è anche di grande stimolo per chi poi fa il nostro mestiere, perché questo è vero che è un libro che racconta la tua storia, la storia di una calciatrice, la storia di una donna coraggiosa che ha combattuto stereotipi, pregiudizi e ha combattuto una battaglia importante per il riconoscimento della dignità del lavoro di una professionista. Però, d'altra parte, è anche la storia di quella bambina e quindi io che invece ho fatto una scelta diversa e mi sono adeguata alla volontà allora dei miei genitori, ho dovuto aspettare di arrivare in Parlamento per poter finalmente coronare il sogno di vestire la maglia della nazionale delle parlamentari. In questo caso qui c'è Fabio Appetiti che ci ha dato una mano in questo, insieme a Chiara e a tante colleghe abbiamo intrapreso quell'iniziativa che naturalmente era un'iniziativa simbolica, che però in quel momento aveva la funzione di accompagnare una battaglia politica importantissima, della quale ci siamo fatte portatrici e della quale siamo molto orgogliose per il professionismo nel calcio femminile. E quando abbiamo cominciato quel percorso eravamo tutte un po' più giovani, giusto? Perché parliamo della nostra prima legislatura, eravamo ragazze, donne di partiti diversi, anche con un background politico diverso, con convinzioni diverse su tanti temi, ma con la certezza che in questo ambito la tutela del professionismo femminile nello sport si doveva trovare una convergenza, dovevamo portare il Parlamento a discuterne seriamente. Oggi siamo ancora indietro per tanti versi. È vero che alle Olimpiadi per la prima volta la delegazione ha visto partecipare tante atlete quanti atleti, però sappiamo bene che il professionismo in tanti ambiti non è ancora riconosciuto come tale. Sappiamo che il gap salariale è un tema più che serio, che riguarda tutte le lavoratrici, a parità di mansioni. Diciamo che in questo non c'è un tema che riguarda solo il calcio o lo sport, ma nello sport diventa evidentissimo il rapporto con gli sponsor, la visibilità. Io credo che il lavoro che stanno facendo alcune società sportive, che finalmente cominciano a dare in particolare al calcio femminile la visibilità che merita e di cui ha bisogno, sia un lavoro importantissimo proprio in quella chiave di cui tu parli nel libro, di lotta anche agli stereotipi, e passando proprio da uno sport che è stato considerato ed è considerato ancora uno sport maschile, chissà quante bambine. Ancora, nonostante tutto, nonostante si siano fatti tanti passi in avanti, si trovano davanti una mamma come la mia, che sicuramente era la migliore mamma del mondo e voleva solo proteggermi da una vita complicata in cui mi avrebbero chiamato maschiaccio, cosa che hanno fatto comunque, perché comunque io ho continuato a seguire il calcio, ad amarla, a praticarlo nel campetto dietro casa. Però noi dobbiamo dare una mano a quelle bambine perché quelle aspirazioni non vengano più frustrate da stereotipi che non hanno ragione di esistere, perché lo sport è di tutte e di tutti. Lo sport è uno strumento di inclusione, di crescita, di emancipazione e poi è il luogo in cui si spende il talento e chi ha un talento, nasce con un talento, ha il diritto sacrosanto di vederselo riconosciuto e di poter praticare lo sport che ama senza che questo si debba scontrare con una società che da questo punto di vista, nel nostro paese in particolare, deve ancora fare tanti passi in avanti. E quindi io voglio ringraziare tutte le relatrici e relatori di oggi, ma in particolare ancora Alice, perché con questo libro hai fatto un regalo a una bambina che quando giocava dietro casa
faceva il palo della porta in attesa che qualcuno la scegliesse per quelle benedette squadre che si facevano in attesa di poter scendere in campo. Ecco, credo che la discussione di oggi, il bel evento che avete organizzato, ma soprattutto il tuo libro possano essere un passaggio importante per consentire alle bambine di oggi di poter avere gli stessi diritti dei bambini di oggi. Sembra incredibile dirlo nel 2024, eppure c'è ancora tantissimo lavoro da fare. Quindi grazie mille, adesso vi ascolto volentieri, grazie davvero, buon lavoro. Buonasera a tutti, vorrei innanzitutto ringraziare l'onorevole Anna Pascani, vicepresidente della Camera, che con il suo brillante intervento, parlando anche della sua storia, della sua età evolutiva, dei suoi sogni, dei suoi desideri, comunque è una donna affermata e quindi facciamo anche a lei complimenti per la sua statura professionale, istituzionale e quant'altro. Adesso poi sento di dare il benvenuto a tutti i presenti, alle autorità, alle realtà culturali, sportive, sociali. Vicino a me l'autrice del libro, Volevo solo fare la calciatrice. Si parla di una bambina e una ragazza terribile, Alice Pignagnoli, che ha sfidato tutto e tutti per giocare a calcio e ce l'ha fatta. La sua è una storia sui diritti delle donne e non solo. La chiamavano i suoi amichetti e amichette Alicio perché giocava sempre con i maschietti e si divertiva con loro. Dunque il suo libro lancia messaggi, storie, esempi. Partirei proprio da questo. Sì, intanto buonasera a tutti e grazie per essere qui. Ovviamente per me è un onore essere arrivata in questa sede perché Alice aveva un sogno, quella bambina aveva un sogno che era fare la calciatrice e non capiva proprio perché, solo perché era nata femmina, non si poteva fare. E devo dire che a metà degli anni 90 ero l'unica bambina e Alice era il mio modo di sparire in mezzo agli altri bambini, tagliandomi i capelli corti e provando a scimmiottare le loro movenze perché volevo essere giudicata solo per quello che sapevo fare in campo. Ora, la strada nel frattempo è stata tanta, però il fatto di arrivare qui e poter essere portavoce di tutto un movimento riguardo appunto ai diritti delle donne, delle atlete, è sicuramente motivo di grande orgoglio ed è una chiusura del cerchio per quella bambina così cocciuta. I diritti delle donne, poi sentiremo ancora Alice, i diritti delle donne nello sport e sul lavoro è un tema che sta particolarmente al cuore dell'onorevole Chiara Gribaudo, che ha promosso con tanta dedizione, impegno, volontà questo interessante evento. L'onorevole Gribaudo può intervenire per dirci la sua idea, qual è la sua relazione su questo argomento. Grazie, intanto benvenuti e benvenute a tutti voi. Mi sono portata avanti col lavoro perché a proposito di maternità, diciamo, proviamo a dare un contributo anche in questo modo, visto che nel calcio non è andata benissimo, ma tralasciamo i nostri percorsi calcistici all'interno della nazionale parlamentari, anche se, come è stato ricordato, è stato un gesto simbolico anche noi per provare a dare un contributo a una diffusione di una cultura. A proposito di calcio femminile, che effettivamente deve entrare anche nelle istituzioni. Intanto grazie ad Anna Ascani, vicepresidente della Camera, per questo suo intervento e all'amico e collega Mauro Berruto della sua presenza. Insieme a loro ringrazio tutte le autorevoli ospiti presenti, tutte le autorità presenti, naturalmente lei, che oggi ci modera, anzi modera questo incontro importante. Grazie. Grazie alle delegazioni della Romulea Calcio, delle insuperabili Woman Roma, ai giornalisti, ai dirigenti sportivi, a chi ha contribuito per la verità a questo evento. In modo particolare voglio ringraziare Tonino Moscat e, consentitemi, Fabio Appetiti dell'AIC e l'associazione With Me e Siedas che sono presenti. Sono davvero felice di aver contribuito a questo momento di riflessione e di divulgazione
della storia di Alice, che ringrazio davvero molto per essere qui con noi in questi luoghi, perché riteniamo che il suo libro non è solo il racconto di una donna che ha inseguito con tenacia appunto il sogno di diventare una calciatrice, ma è anche uno spaccato autentico della realtà che molte ragazze hanno dovuto affrontare e continuano ad affrontare nel mondo dello sport. Alice, vorrei dire che ci porta per mano nella sua vita, nel viaggio della sua vita. Ci mostra lei bambina mentre insegue il desiderio di diventare appunto calciatrice, da ragazza quando quel desiderio diventa realtà. Ci porta in campo con lei durante gli allenamenti faticosi, nelle partite emozionanti, ci fa conoscere i momenti anche di fatica, di tristezza, di solitudine che ha dovuto affrontare. Ci trasmette tutta la paura e anche la rabbia che ha provato come donna, come professionista, come lavoratrice per l'appunto, quando le viene comunicato che essendo incinta è fuori rosa, anzi è fuori rosa e senza più compenso. Ci trasmette anche lo sconforto e il disorientamento di chi è costretta a subire una profonda ingiustizia, ma ci trasmette la straordinaria forza di chi non si arrende, di chi ha avuto il coraggio e la determinazione di ribellarsi, vorrei dire di tracciare una strada nuova, quella che è stata tracciata e che si sta tracciando in molte. La sua storia ci ricorda quindi quanto vale e quanto sia grande la disparità di trattamento, di opportunità tra uomini e donne in questo paese. Come ben sapete, questo è un tema grave che in qualche modo contamina tutta la nostra società, dallo sport al lavoro è stato ricordato, ma dalla politica alla cultura. È un'equazione ancora lontana dall'essere risolta, che incide profondamente nella nostra società e sulle nostre vite. I dati, le notizie di cronaca, insomma, ci dicono come ancora oggi le donne subiscono discriminazioni in molti ambiti, nel mondo del lavoro per l'appunto, dove si confrontano con un persistente divario salariale, già stato citato, non posso non tornarci, e con i soffitti di cristallo che limitano le nostre carriere nella politica, dove la rappresentanza femminile è ancora troppo sottodimensionata rispetto a quelle che siamo, nella vita quotidiana, dove ci troviamo ad affrontare spesso stereotipi, pregiudizi di genere, ovunque, oggi ci concentriamo in quelli nello sport, ma sappiamo che così in moltissimi altri campi. Il calcio femminile è stato a lungo un microcosmo di queste disuguaglianze. Per anni è stato visto come qualcosa appunto di strano, di marginale. Le donne calciatrici hanno dovuto lottare per conquistare spazi, visibilità e riconoscimento. Donne calcio sono state appunto considerate per troppi anni, vorrei dire per decenni, appunto due parole quasi in contraddizione nella stessa frase, no? Perché il calcio era uno sport da maschi e per i maschi. Un pregiudizio che ha attraversato i tempi, le generazioni, che si è consolidato nella società e che tutti noi abbiamo il dovere di abbattere questo grande soffitto di cristallo. Fortunatamente negli ultimi anni, è già stato ricordato, abbiamo assistito a una lenta e inesorabile evoluzione, sempre più ragazze si avvicinano al calcio, i campionati femminili stanno crescendo e anche i media dedicano per fortuna maggiore attenzione a questo sport. In questo senso un grande contributo è arrivato sicuramente dai mondiali in Francia nel 2019, dove quasi 7 milioni di italiani, voglio ricordarlo, in TV hanno seguito le azzurre, naturalmente me e la Scani comprese. Da lì in avanti, grazie alle battaglie di AIC e di alcuni parlamentari del Partito Democratico, è stato istituito il Fondo per il professionismo nello sport femminile, che ha messo a disposizione 11 milioni di euro per 3 annualità per le federazioni che decidevano il passaggio al professionismo, che ha dato la spinta decisiva a tutto il movimento. Inoltre, grazie all'entrata dei club professionistici nel 2017, in questo mondo si è determinato un vero e proprio salto di qualità, sia in termini di tesserate, oggi quasi 40.000 se non erro, che di pubblico. Ad oggi solo la Serie A di calcio femminile è da considerarsi professionista, mentre le altre serie B e C femminile sono da considerarsi dilettanti, anche se con l'avvento della riforma del lavoro sportivo, e qua c'è Mauro Berruto, lo status di dilettanti esiste solo per la normativa sportiva, perché tutte
sono da considerarsi lavoratrici sportive che stipulano contratti di collaborazione con le società con una, seppur modesta, contribuzione previdenziale. Questo non può e non deve bastarci. Serve infatti continuare su questa strada partendo intanto dal saldare la terza annualità di 3,9 milioni del fondo per il professionismo e dallo stesso tempo prolungarlo, applicare sgravi fiscali per i contratti delle giovani calciatrici, applicare una tax credit per realizzare strutture dedicate solo al femminile, ancora carente di impianti dedicati solo appunto al femminile, e rafforzare la campagna di sensibilizzazione a partire dalle scuole. Questi almeno alcuni spunti. Storie come quelle di Alice devono essere raccontate, lette, vorrei dire viste, soprattutto dalle giovani, perché sono fondamentali per accelerare il processo di cambiamento nella società e la presa di coscienza. Quando leggiamo la storia di Alice, come quella di altre donne, che si sono battute per la propria dignità, per i propri diritti, creiamo e diamo voce a esempi positivi e costruttivi da seguire e permettiamo che chi vive condizioni simili non si senta sola. E soprattutto diamo loro un motivo per trovare la forza, per riscattarsi, per rendersi autonome, autodeterminarsi. Alice voleva solo fare la calciatrice, ma è diventata ben altro. Suo malgrado e per fortuna il suo coraggio ha permesso di trasformarla in un esempio per tutte le giovani atlete che sognano di fare carriera nel calcio e vorrei dire per tutte noi. Grazie Alice. Grazie, grazie ancora all'onorevole Gribaudo, padrona di casa, che ha illustrato in modo davvero brillante questa realtà che Alice poi ha scritto nel suo interessantissimo libro. Ho ascoltato tre donne, devo dire fare i complimenti a loro perché sono davvero capaci di dare lezione di stile, di classe, di garbo e di quant'altro. Adesso cederei subito la parola invece all'onorevole Mauro Berruto, già commissario tecnico della Nazionale di pallavolo maschile. Sentiamo il suo intervento. E grazie. Grazie a voi, buonasera, benvenuti e benvenute in questo posto. Io ogni volta che vedo riempirsi un luogo istituzionale per parlare di sport sono felice, proprio come immaginerete, perché io non volevo fare il calciatore, sono molto tifoso di calcio, di una grande squadra che non citerò, il Toro, ma volevo giocare a pallavolo. Ma basta che voi mi guardiate e intuirete che non ne avevo né la fisicità né il talento. Potrei anche dirvi che ero molto bravo, poi mi sono fatto male, ho dovuto iniziare ad allenare, ma non sarebbe la verità. E quindi, leggendo le pagine di Alice, anche a me sono tornati in mente tantissimi momenti della mia infanzia, della mia gioventù, della mia adolescenza, in cui io fortunatamente imboccai un'altra strada, quella di entrare in quel mondo attraverso il ruolo di allenatore, oddio, alla fine di allenatore. Prima ho occupato tutti i ruoli che potete immaginare di uno staff, da quello che raccoglieva i palloni fino allo statistico. E ho avuto la fortuna di poter avere una carriera lunga nel mondo della pallavolo, in Serie A per tanti anni, alla guida della nostra nazionale per 5 anni, di vivere l'esperienza olimpica, di vincere una medaglia per il nostro paese. E quando raccontavo tutto questo, alla fine la gente mi fermava e mi diceva: ok, bello, però di lavoro? Allora, quello che racconta Alice è un tema che evidentemente riguarda naturalmente il calcio femminile nello specifico, ma riguarda il mondo dello sport. È la percezione che il nostro paese ha avuto per tanti anni del mondo dello sport. Si dice anche, no? Fare le cose per sport significa farle un po' così come viene. Ora, la buona notizia è che da poco più di un anno in questo paese il riconoscimento del valore educativo, sociale e della promozione del benessere psicofisico che l'attività sportiva comporta è riconosciuto dalla nostra Carta Costituzionale. Il 20 settembre dell'anno scorso il Parlamento all'unanimità ha fatto questo passaggio decisivo, istituendo di fatto un diritto allo sport. Naturalmente quello è stato un bellissimo punto di partenza, simbolicamente straordinario, per me anche quella è stata una giornata di felicità assoluta, ma non è sufficiente, perché un diritto, quando
soprattutto quando è neonato, come tutti i neonati, ha bisogno di cura, di attenzione e ha bisogno di poter essere messo a disposizione di tutti e naturalmente di tutte. Perché se ci diciamo la verità, un anno dopo, da quel passaggio simbolicamente fantastico, purtroppo poco è cambiato in termini di politiche per lo sport. Sentiamo molto spesso parlare di politiche sullo sport, dello sport, ma per lo sport in questo caso, ecco, la preposizione fa la differenza. E quindi quello che Alice racconta in questo bellissimo libro è una battaglia che naturalmente non è per nulla terminata. Un secondo passaggio è stato fatto, oggi esiste, lo ricordava Chiara Gribaudo, che ringrazio per l'invito e per aver portato questo tema in questo luogo. Oggi esiste una legge che tutela, diciamo, in maniera basica i lavoratori e le lavoratrici del mondo dello sport, e oggi un ragazzo, una ragazza che si avvicina a quel mondo possono finalmente rispondere a quella domanda: vabbè sì, ma di lavoro cosa fai? Mi occupo di sport. Non è sufficiente. Questo punto di partenza è arrivato anche grazie alle battaglie di Alice e di tante donne che hanno permesso al calcio femminile, almeno nella sua parte, diciamo, apicale, di poter oggi definirsi professionistico. Io sono certo che Alice conoscerà Lara Lugli, compagna di sventura in questo caso, perché anche a lei, pallavolista, è successa una storia molto simile a quella di Alice, cioè di vedersi fondamentalmente stracciare un contratto d'atleta a causa di una gravidanza. Chiudo dicendo che quando pensavo che cosa sarebbe stato utile dire, anche grazie per essere il primo uomo che parla in questo contesto, e mi fa molto piacere, ne sono molto orgoglioso, e allora mi venivano in mente delle immagini che hanno un po' segnato la mia vita. Sono tornato al pensiero a quel Ferragosto del 2021, quando i nostri telegiornali erano riempiti dalle immagini di quella operazione dopo il ritorno della presa, dopo il ritorno al potere dei talebani a Kabul, di un'operazione che cercava di esfiltrare tanti cittadini che scappavano da quel regime. Io, per ragioni che non racconterò, ma particolarmente curiose, sono finito all'interno di un progetto che è riuscito a far venire fuori dall'Afghanistan quattro calciatrici che oggi sono felici rispetto a quanto può essere felice una persona che ha visto quelle cose, ma che oggi sono a Firenze e sono tornate a giocare a pallone così come volevano fare là nel loro paese. E questa immagine è tornata forte nell'ultima edizione dei Giochi Olimpici di Parigi, forse ricorderete, è diventata virale l'immagine di una centrometrista afghana che alla fine della sua batteria ha tolto il pettorale, dietro aveva questa scritta che ha fatto il giro del mondo: Education, Sports, Our Rights. L'istruzione e lo sport come diritti basilari delle persone. Ecco, io credo che le storie come quella di Alice, le storie come quella di Lara, le storie come quella di queste ragazze, che ci ricordano che lo sport è un linguaggio universale, deve continuare a spingerci in quell'obiettivo di andare a determinare sempre di più l'accessibilità a quel diritto. Per tutti, per tutte, per chi se lo può permettere, per chi purtroppo magari ha qualche difficoltà economica che gli impedisce di accedere alla pratica sportiva, e per colmare quel gap che Chiara Gribaudo ricordava ancora, perché in questo paese non è ancora stata raggiunta la parità di accesso alla pratica sportiva. C'è un clamoroso tema che riguarda la governance dello sport. 47 federazioni nel nostro paese sportive sono guidate da 46 uomini e da una donna, e finché non cambierà la governance difficilmente cambierà tutto il resto, e ovviamente la possibilità di avvicinarci anche in quello che è il gap salariale che Chiara ricordava. Quindi grazie Chiara, grazie Anna naturalmente per il tuo intervento, per aver portato qui questo tema, e soprattutto grazie ad Alice, perché lo ha scritto e ci permette di ricordarcelo ogni giorno. Grazie. Grazie a lei, onorevole Mauro Berruto, anima da sportivo, e vicino a me c'è l'altra anima forte da sportiva. Io di solito
faccio le domande ad Alice. Sarei d'accordo se voi siete d'accordo, perché altrimenti Alice magari parlerebbe per ore intere e quindi io la guido un po'. Va bene così? Allora, confermo. Alice, allora, che cosa ci dici del tuo libro? Perché l'hai scritto? Come è nata questa idea? Che cosa rappresenta il titolo? Dimmi un po' queste cose. Allora, diciamo che l'idea di scrivere il libro non è venuta a me, ma è venuta al dottor Zavalloni, che mi ha rimesso in campo dopo la prima gravidanza. E per me è stata la cosa più normale del mondo tornare a fare l'unica cosa che sapevo fare, giocare a pallone, mentre fare la mamma era una cosa che ho dovuto imparare e ancora non so fare. E lui mi ha detto: guarda che Alice, il calcio femminile da oggi non sarà più lo stesso e quindi tu devi raccontare, scrivere questa storia, anche se non verrà mai pubblicata, sarà per sempre un regalo che farai a tua figlia. E quindi ho iniziato a scrivere però quasi come un diario, forse anche con un po' di incoscienza. E il giorno prima della stampa mi sono detto: oddio, quindi questo adesso realmente andrà nelle mani delle persone. Però è anche quello che mi rende orgogliosa di questo libro, il fatto che credo arrivi, come mi diceva Chiara, no? Alle persone questa trasparenza con cui ho scritto. E l'obiettivo, sinceramente, mi rendevo conto ogni parola, che era molto più alto di raccontare una storia di calcio, che ci sono sicuramente atlete più anche che hanno vinto più di me, che meritavano più di me di raccontare la loro storia, ma era quello di raccontare la storia prima di una bambina che aveva un sogno, come magari tanti di noi, e una donna che non ha voluto accettare queste, diciamo, sovrastrutture sociali che da quando nasciamo ci vengono fondamentalmente imposte. E quindi devo dire che l'obiettivo di questo libro è di parlare di molto di più, di parlare. Sono veramente felice che mi diciate oggi che parla un po' di tutte noi, no? Non solo del calcio. Volevo solo fare la calciatrice, anche il titolo non è merito mio, perché quando ho finito di scrivere il libro per me era completo e mi hanno detto: ma ci vuole un titolo? E io ho detto: ma io non riesco a riassumere in due parole, tre parole tutto quello che c'è qua dentro. E alla fine la casa editrice ha scelto questo titolo perché per loro era, alla fine tu cosa volevi? Volevi solo giocare a calcio, non era una cosa così difficile, pure a metà degli anni 90 dire faccio la calciatrice era una cosa difficile da dire. E poi volevo solo fare la calciatrice, è diventato anche quello che un po' avete riconosciuto, no? Volevo solo fare la calciatrice, non pensavo di smuovere tutto questo polverone. E in realtà oggi è il mio grande orgoglio il fatto che se la mia sofferenza, che in un momento come la gravidanza, che è davvero difficile per un atleta ancora di più, è servita per parlare, aprire un dibattito sui diritti delle atlete, delle calciatrici, allora ne valsa la pena. Hai avuto appunto due gravidanze. Che segnali pensi di aver lanciato e come si è mosso e smosso il tuo mondo? Beh, certamente la prima gravidanza, quella di Eva quando era al Cesena, credo abbia, diciamo, aperto il dibattito sul fatto che non si era parlato fino a quel momento della maternità, perché le calciatrici che decidevano di fare famiglia, quelle poche che decidevano di farlo, smettevano prima. E quindi io devo ammettere che ogni anno mio marito mi diceva che avrebbe desiderato un figlio, io cercavo di rimandare la questione, perché per me immaginare Alice senza calcio, perché quello era il valore che io avevo introiettato in tutti gli anni da quando ero piccola, io credo che la questione della maternità per una donna sia, lo immagino come un cassetto dove da quando sei bambina metti dentro informazioni e poi il giorno in cui scopri di essere incinta apri quel cassetto e dici: ok, cosa c'è qua dentro? Bene, non tornerai più quella di prima, non potrai più performare come prima e soprattutto la tua vita finirà perché dovrai dedicarla ai tuoi figli, perché è così che fanno le brave mamme. E questa narrazione che ancora oggi purtroppo c'è nel nostro paese della maternità è quella che mi distruggeva, perché io non volevo abbandonare Alice, non per cosa? Per dar la vita a un'altra persona e perdere la mia. E quindi sicuramente lo sport mi ha dato la forza e la possibilità di delineare una Alice che fosse oltre l'essere mamma, ma fosse ancora una professionista, una donna. Ma poi c'era il piano concreto, perché siccome quasi nessuno l'aveva fatto, non si sapeva, la società non sapeva nemmeno come farmi allenare.
E quindi diciamo che abbiamo fatto col Cesena un percorso. Poi c'era la questione normativa, mi è stato rinnovato il contratto al settimo mese di gravidanza. Io dal 1° di agosto 2020 ero sotto contratto col Cesena e è nato il 9 agosto. Io ricordo che quando mi sono rotte le acque messaggiavo con una mia compagna di squadra per sapere come era andata la prima amichevole stagionale e ammetto che il mio unico pensiero era ma io non sono lì con loro. E quindi immaginate la pressione psicologica che deve avere una mamma che in quel momento, anziché pensare che deve dare la vita, che non è proprio una cosa semplice, sta pensando che il suo contratto è partito, lei non lo sta formalmente onorando. E la seconda gravidanza invece era più dentro di me, io vivevo la felicità appunto di questo percorso che avevo fatto con Eva e col Cesena. E invece la porta che mi ha chiuso in faccia la Lucchese è stata particolarmente scioccante proprio perché mi ha dimostrato che al di là delle leggi che stavano cambiando, la volontà delle persone, la mentalità delle persone, soprattutto di chi dirige le nostre società e la nostra società, era ancora difficile da cambiare perché la Lucchese mi ha detto inizialmente ok, c'è un contratto firmato, ma tu sei una dilettante, non ti spetta niente. Quindi diciamo che ho capito che c'era ancora tanta strada e quindi oggi essere qui a raccontare questo è sicuramente un punto, ancora un passettino avanti che abbiamo fatto. Mi piace dire, Alice, lo diciamo spesso girando l'Italia, che tu il giorno del matrimonio ti sei presentata con l'abito bianco e l'occhio nero, perché avevi subito un infortunio proprio all'occhio. Quindi non eri nelle migliori condizioni. Eri una sposa un po' arrabbiata? No, era una sposa molto brutta. Però devo dire che mio marito così non ha mai pensato che io fossi diversa da quella che sono. No, purtroppo mi avevano rotto il naso 3 settimane prima in una partita, però la data del matrimonio era fissata, il naso era rotto, quindi sono andata in chiesa ugualmente con gli occhi neri. Però credo che quella alla fine sia stato un segno proprio del fatto che alla fine non puoi, un grande insegnamento, non puoi diciamo toglierti da addosso i vestiti, no? Che ti sei cucita per tanti anni con tanta fatica, con tanto sudore, e quindi anche quel giorno doveva venire la parte di Alice con me, e questo è stato sicuramente l'insegnamento che io ho fatto mio quando ho scoperto di essere incinta. Continuavo a piangere, dire come faccio adesso, no? E quindi ho cercato poi di trovare il modo di ricucire quei vestiti su di me, anche se avevo poi una bimba in arrivo. I tuoi progetti? Allora, adesso sto girando l'Italia col mio libro, con la versione illustrata per bambini, che è un altro progetto di cui sono molto orgogliosa, perché abbiamo percepito l'urgenza di arrivare ai bambini più piccoli, perché fondamentalmente sì, il libro bello, ma quando le persone che hanno già una mente formata e i loro valori formati lo leggono, ormai è tardi forse, no? Questa è stata quello che mi è tornato dal primo anno di tour col libro, e quindi abbiamo fatto una versione illustrata che adesso stiamo portando in giro con i laboratori sulla parità di genere proprio per i bambini più piccoli, età della materna, proprio per cercare di seminare un po' quel seme che possa domani costruire degli adulti diversi, no? Da quelli della generazione attuale quantomeno. E poi uno spettacolo teatrale che mi ha portato fuori dalla mia comfort zone parecchio, però di cui sono altrettanto orgogliosa, e soprattutto sono felice di dirvi in questa occasione che sono stati ceduti i diritti cinematografici del libro, e quindi il libro diventerà una docufiction. Che sono veramente felice delle persone che hanno creduto in questo progetto, che stanno lavorando per la scrittura di questo progetto, perché è veramente la prosecuzione che io sognavo, cioè il fatto che questa storia, come dicevamo, no, possa arrivare a ogni bambina che ha un sogno, che non deve essere fare la calciatrice, ma qualsiasi sogno che le bambine hanno, e che oggi come oggi purtroppo fanno ancora troppa fatica e trovano ancora troppi ostacoli per poterli realizzare. Adesso mi collegherei con, e la ringraziamo, Alice, perché il suo racconto molto spontaneo. Ci colleghiamo con Laura Giuliani, giocatrice del Milan ed ex compagna di squadra nel Como di Alice Pignagnoli. Vediamo se è in linea.
se ci sente. Io vi sento, voi mi sentite? Benissimo, ciao, come stai? Un saluto da questa bellissima sala, da tutti i presenti. Ciao a tutti, mi dispiace tantissimo prima di tutto non essere lì con voi in presenza oggi, ma ci tenevo tantissimo a far parte di questo giorno speciale per Alice e ce l'ho messa tutta, quindi anche se a distanza la tecnologia dà la possibilità di essere vicini anche se lontani, quindi devo dire che me la prendo tutta e sono contenta di essere lì con voi. E prima di tutto vi chiedo solo se mi sentite bene. Sì. Alice, prego. Mi sentite bene? Sì, sì, sentiamo benissimo, Laura. Ok, perfetto, allora io inizio, perché mi ero preparata delle parole, però dopo aver sentito tutti questi discorsi, credo che, soprattutto le parole di Alice, credo di dover cambiare tutto quello che mi ero preparata, perché sentire Alice parlare mi fa venire in mente la prima volta che l'ho vista. Io avevo 17 anni, era il mio primo anno a Como, e l'ho detto nella prefazione, c'è scritto anche sul libro, quello che mi ha colpito di Alice è stata la camminata. Voi non ci crederete, ma noi ci allenavamo su un campo di patate, per arrivare allo spogliatoio c'era un sentierino pieno di ciotoli, buche, io fango, e lei riusciva ad arrivare al campo con la minigonna, il giubbottino di pelle, i tacchi 20 e la quando pioveva con l'ombrellino naturalmente e la borsa sulle spalle. È pura poesia, voi dovevate vederla, io ho negli occhi quell'immagine. E la caparbietà che aveva nella sua camminata, l'energia impattante che ti mandava appena ti si avvicinava, con quegli occhioni azzurri che ti guardavano e sembravano mangiarti quando ti stava davanti, anche solo se si stava zitta, però ti sentivi sempre sotto pressione. Immaginatevi io che ero piccolina, appena arrivata, sua collega, cioè impauritissima. Poi invece col tempo ho imparato prima di tutto a capire che Alice è una persona profondissima. È sempre stata molto sicura di sé, ha sempre saputo cosa voleva fare, dove voleva arrivare e soprattutto le modalità in cui lei voleva approcciarsi al mondo. Stava studiando alla Yulm in quel periodo, me lo ricordo bene, e mi ricordo anche le nostre chiacchierate quando mi dava i passaggi per tornare a casa, perché io ero di Milano e la sera non sapevo a volte come tornare, quindi le chiedevo, ti prego Ali, mi dai un passaggio? Vabbè, un passaggio. E quindi tra una cosa e l'altra quelli sono diventati anche momenti per capire chi fosse Alice fuori dal campo, al di là dei guantoni e delle scarpe da calcio. E Alice è sempre stata Alice, esattamente come l'ho letta nelle pagine del suo libro, il suo modo di scrivere è esattamente quello che è lei e la rispecchia totalmente. Quello che sento oggi da parte di Ali è una ragazza di Pigna, in realtà, meglio della Pigna, perché noi la chiamavamo la Pigna, è la voce di una donna realizzata, al di là di tutte le difficoltà che ha dovuto affrontare. Oggi può essere un esempio e può essere veramente un portabandiera di un qualcosa che ancora forse nella società di oggi manca, che è l'attenzione alla persona. La maternità, per quello che sentiamo dalle parole di Alice, non è una barriera. La maternità è un valore aggiunto, la maternità è un qualcosa che ti completa a 360 gradi, ma non solo come donna, ma come essere. Noi donne siamo chiamate anche a questo. E sentire oggi in ambito sportivo, ma noi parliamo dell'ambito sportivo come riflesso di una quotidianità e di una parte sociale
che poi viviamo giornalmente, in cui sentiamo ancora parlare di contratti tagliati per volontà di maternità. No, non ti prendo a lavorare perché sei in età di maternità. Ci sono tanti aspetti che noi ritroviamo nell'ambito sportivo, ma che in realtà poi bisogna allargare in larga scala nella società in cui viviamo. E quando Ali, io ti sento parlare di educazione nelle scuole, di istruzione, è proprio lì che bisogna andare a seminare, a coltivare. Viviamo nell'epoca della tecnologia, delle connessioni, in cui tutto, come oggi noi, per esempio, tutto è connesso. Però ci dimentichiamo che per creare una connessione c'è bisogno prima di tutto di una fonte di segnale, di una sorgente, però c'è anche la parte ricettiva. Quindi tutte le parole, tutte le azioni che si fanno devono essere fatte poi in un contesto, su un terreno che assorba quello che viene detto. Ed è proprio questo è il nostro dovere, creare il terreno, fertilizzarlo, perché i risultati e i semi che lanciamo noi oggi e che lanci tu, Ali, oggi, possono non essere visibili nei prossimi anni, ma magari dobbiamo aspettare che qualcun altro poi continui a piantare sopra quello che abbiamo seminato noi, in modo poi da far crescere un bosco, una foresta. Quindi non c'è sordo più sordo di chi non vuole sentire, non c'è cieco più cieco di chi non vuole vedere, ma storie come la tua vanno raccontate, perché lo storytelling ha un potere enorme e lo storytelling crea visioni. E quello che tu sogni di base si può fare. Quindi io parlo da atleta, ancora come te in essere, e ti dico, dobbiamo continuare a nutrire questi sogni, perché tutte e due siamo partite da un piccolo barlume di luce, ci abbiamo creduto, l'abbiamo seminato con sacrificio. E caparbietà l'abbiamo poi portato a termine. E ancora oggi non siamo contenti di quello che stiamo facendo, e quindi cerchiamo sempre un modo per migliorarci, per evolvere. E credo che lo sport ci dia proprio questo grandissimo insegnamento, che tutto ciò che è fatto per noi troverà il modo di tornare da noi. Quindi, soprattutto nel calcio femminile, sono tantissime le storie di chi ha dovuto abbandonare perché è costretto a farlo, ma che poi nel tempo invece è ritornato sulla sua strada e è riuscito a fare effettivamente quello che sognava, quello per cui era nata. E da queste poche parole io non vado avanti, volevo solo ringraziarti, perché anche grazie alle tue storie, non so se la gente ne ha conoscenza, però c'è stato un grosso risalto mediatico. Il Milan, per esempio, è stato il primo club ad attuare una policy sulla gravidanza, che dà la possibilità alle calciatrici di essere supportate appunto durante tutto il periodo della gravidanza, dando la possibilità di accedere a servizi, supporto psicologico, figure professionali, tutta la parte anche strutturale, quindi di palestra piuttosto che di campo, di piani nutrizionali, tutto ciò di cui si ha bisogno durante la gravidanza, ma soprattutto nel post, perché quello di cui mi sono accorta è che l'attenzione spesso si pone sempre sul pre, ma una volta che poi effettivamente ci si ritrova a dover gestire un bambino con una vita professionale che si vuole portare avanti, e soprattutto noi lavoriamo col nostro corpo e non ci dimentichiamo questa cosa. È importante che tutte le figure professionali e tutto l'iter di riavvicinamento venga fatto nel modo giusto.
Quindi sono contenta, contentissima dell'attenzione che i club stanno iniziando ad apportare anche all'interno del calcio femminile, soprattutto sotto questo punto di vista, delle tutele e degli aiuti che ci stanno dando, ma soprattutto sono contenta, Ali, di tutto quello che stai facendo e soprattutto della spinta evoluzionistica che ci stai portando. Benissimo, un applauso. Grazie, Laura. Laura Giuliani, portiere azzurra che io ho intervistato, e visto che è così brava, magari scriviamo un libro anche su di lei, visto che ha degli occhi che mettono paura anche alle avversarie delle altre nazioni. Complimenti, Laura. Ciao ragazzi, grazie mille. Ciao Ali. Ciao Laura, ciao, grazie. Adesso chiamerei in causa Astrid Berardinis, vicepresidente della WIFTME, un'organizzazione europea, mondiale, per sentire appunto quali sono i progetti, le idee. Mi sentite da qui? Allora, buonasera, mi chiamo De Berardinis Astrid, sono la vicepresidente. Chiedo scusa. No, figuratevi, è un destino che mi porta dalla nascita. Capiamo. Mi presento ogni volta correggo il cognome. E sono la vicepresidente di Women in Film, Television and Media Italia, che è il capitolo italiano di un'associazione nata negli Stati Uniti negli anni 70, da noi è arrivata molto più recentemente, nel 2016, per volontà di un gruppo di professioniste e professionisti del settore audiovisivo di fare rete innanzitutto e di lavorare sui temi della rappresentanza, rappresentazione e rappresentatività. E che dico così con questo tono perché mentre parlava Alice io pensavo che lei incarna esattamente in maniera emblematica quello che è il percorso di questi tre concetti, ovvero noi come professioniste e professionisti del settore ci siamo resi conto della responsabilità che abbiamo nel creare l'immaginario collettivo ed è così evidente che gli occhi delle persone che guardano Alice parlare si illuminano perché la vedono, perché la parola ha una grandissima forza, ma in principio non era il verbo. Per noi professionisti del settore, ma era l'immagine ed era il suono. E quindi dare un corpo e una voce a questa storia è fondamentale perché sia visibile e si specchia negli occhi che la stanno ascoltando. Consapevoli di questo, ci siamo resi conto che c'era bisogno intanto di chiederci chi è che lavora alle storie, quindi di lavorare sulla rappresentanza. E sulla rappresentanza ha lavorato Alice. Alice si è fatta avanti e ci ha mostrato chi c'è nel calcio femminile. Troviamo portiere come Alice, quindi lei si è fatta rappresentante del suo settore. Nello stesso tempo abbiamo capito che c'era uno stretto legame tra questa, grazie alla presidente che mi fa cenno di sistemare l'audio. E, dicevo, il legame tra rappresentanza e rappresentazione è molto stretto perché una volta che ci si fa portavoce di quello che c'è dietro le quinte, si inizia a dare profondità all'immaginario della rappresentazione, a quello che appare davanti. Ed è il caso per cui, vedendo Alice e facendo venire fuori le storie di altre donne sportive, portiere, attaccanti nella difesa, se parliamo di sport, o in qualunque ambito, cioè dare una multidimensionalità e una prospettiva allargata al femminile e alle storie del femminile e al maschile e alle storie del maschile, significa allargare il potenziale di immaginazione e azione dei bambini, delle bambine, ma anche degli uomini e delle donne adulti. E infine, e questo è quello che sta facendo Alice, che ha fatto Alice, quindi noi, dai Alice, ti sosteniamo. E infine, che è la cosa ancora più
importante, che è quello che per noi è diventato cogente sempre di più, è che una volta effettuati questi passaggi è fondamentale procedere con la rappresentatività, cioè permettersi di essere agenti del cambiamento. Chi sono io e chi porto come immaginario è anche rappresentativo, compie un'azione, muove qualcosa, sposta qualcosa. E questa mi sembra la sede appunto istituzionale migliore in cui sottolineare questo aspetto. Il fatto che la storia di Alice diventi un documentario, come lei stessa ha capito, la fa passare dalla rappresentazione e la rappresentanza del suo ambito alla rappresentatività. Lei si fa emblematica e si porta avanti e porta avanti un immaginario per le altre generazioni. Nel raccontarvi Alice vi ho raccontato che cosa facciamo noi. Questo è quello che facciamo noi come rete. Immaginate che nell'universo dell'audiovisivo il tema della child penalty è ugualmente cogente come è per lo sport. Il lavoro nell'audiovisivo è un lavoro spesso temporaneo, precario, non tracciabile, è un lavoro fisicamente impegnativo, si sta sui set, si fanno trasferte, i lavori dell'audiovisivo sono i più diversi e non ci sono misure a sostegno delle madri che si trovano costrette a dover interrompere, mettere in pausa delle carriere che già di per sé sono precarie, quindi sono molto molto diciamo a rischio di perdersi e di non avere quella continuità che invece le carriere maschili riescono ad avere. Da ultimo volevo sottolineare proprio questo, che è l'altra mission della nostra associazione, che è quella di fare rete, perché laddove alcune storie riescono ad emergere e altre storie hanno bisogno di supporto per essere raccontate, e quindi il nostro lavoro è un lavoro di stimolo e di dibattito all'interno dell'industria, perché chi commissiona, chi scrive, chi commissiona, chi utilizza le storie al cinema, alla televisione, su qualunque piattaforma consenta una visione a schermo, sono veramente pessima col microfono, e si renda consapevole e si adoperi per allargare l'immaginario. E quindi adesso in questo momento il nostro prossimo appuntamento sarà a novembre, nella giornata contro la violenza sulle donne, in cui appunto ci siederemo con l'industria e parleremo di questo. Quindi io intanto ringrazio Alice perché mi ha dato un'opportunità di mettere insieme molti pezzi, ma soprattutto per il grande lavoro che sta facendo, che è vicino al nostro e che noi sosteniamo pienamente. Quindi grazie a voi per averci accolte. Ringraziamo Astrid De Bernardis, spero di aver detto bene il cognome, mi perdoni. Astrid ormai è diventato nome d'arte, De Berardinis. De Berardinis, come Leo De Berardinis, ma non sono parenti. Va bene. Grazie. Adesso per concludere, Alice, magari sentiamo se il pubblico, se la gente presente in questa bellissima sala ha delle domande da farti, se tu vuoi in breve aggiungere qualcosa. Assolutamente, se qualcuno vuole intervenire a me farebbe molto piacere, perché è sempre bello un confronto. Sì, do solo un'informazione di servizio, se volete intervenire schiacciatevi, ecco, perfetto, e così. Ok, prego. No, ho trovato molto interessante il passaggio che è a fianco al libro destinato a un... Scusa. Ok. Posso? Va bene? No, dicevo che ho trovato molto interessante che a fianco al libro, che è destinato a un lettore più adulto, avete affiancato un qualcosa per i bambini. Primariamente il problema di cui stiamo discutendo è un problema culturale, soprattutto le generazioni come le nostre ormai sono passate, nel senso che è difficile cambiare cultura e mentalità, però sui bambini si può lavorare bene. E il linguaggio dei bambini non è il linguaggio degli adulti, per cui bisognerà usare un linguaggio molto vicino a loro, quello del fumetto, quello delle favole, è molto interessante, ma soprattutto sarebbe interessante, questo lo lascio un po' come proposta, che le calciatrici e i calciatori dedicassero una banca ore ai bambini, certo, andando nelle scuole, raccontando
queste storie per cercarlo in qualche maniera di avvicinarlo al problema e dargli la possibilità di capire direttamente quali sono i problemi da affrontare e soprattutto indirizzarli verso, diciamo, una corretta visione di quello che è la vita e di quello che, insomma, è il problema, perché è estremamente complicato parlare ai bambini da lontano con dei linguaggi che non sono i loro, quindi questo è un linguaggio, più che una domanda è una considerazione in realtà. Grazie. Sì, devo dire che ammetto che nella versione illustrata per bambini l'obiettivo era far capire alle bambine che possono fare qualsiasi cosa, perché ancora non è così chiaro il messaggio, anzi io ho avuto la fortuna di avere un bimbo e una bimba e devo dire che già da quando sei incinta le loro strade si divergono, perché non hanno le stesse possibilità da quando sono nella pancia della mamma. Quindi l'obiettivo principale era quello, ma anche abbiamo scelto una fascia d'età così giovane, cioè un taglio 3-7-8 anni, per fare vergognare un po' questi genitori, perché fossero loro che leggono la storia al bambino, perché in quell'età ancora il genitore legge la storia al bambino, e si vergognassero un po' vedendosi da fuori come ancora tarpiamo le ali ai nostri bambini solo perché abbiamo noi delle aspettative che dobbiamo sempre mettere sui nostri ragazzi, i nostri bambini, anziché ascoltarli e far solo sì che loro possano trovare più possibile la strada spianata verso le attività come quella sportiva, che sono solo sane, insomma. Prego. Mi alzo un pochino perché sennò sono... Certo. Allora, io sono qua con delle ragazze che aspirano a fare le calciatrici. Mi presento, sono Marcella Bianchini, sono un allenatore UEFA B. Alleno alla Romulea da 4 anni le ragazze e volevo ringraziare per questo intervento. Mi sento molto coinvolta in tutta questa, perché io ne ho 56 di anni. E da prima figlia femmina non mi è stato concesso di fare tante cose che avrei voluto fare. Sono madre di 3 figli e precaria da 35 anni perché ho fatto 3 figli e ho scelto di crescere 3 figli maschi, 3 calciatori. E grazie a loro che ho iniziato un percorso, perché essendo una biologa insegnando scienze a scuola, mi hanno sempre guardato come se fossi un po' strana, con 4 corsi di allenatori, nei quali ero l'unica donna, in più non una calciatrice. Quindi vista veramente come uno spaventapasseri. Sono un delegato alle elezioni del presidente federale. Ho lottato tutti i giorni perché fossimo tutti uguali dal punto di vista umano. Spero che questo libro non solo aiuti le mie ragazze, e ho scelto di allenare nel settore giovanile per lo stesso motivo per il quale tu hai scritto un libro per i bambini, e insegnando alla scuola media tante mie ragazze negli ultimi 4 anni sono venute a giocare a calcio, e questo dovrebbe essere un messaggio che arriva soprattutto nelle scuole, perché siamo educatori, non allenatori, e solo educando i ragazzi ad una parità umana, non di genere, forse possiamo fare qualcosa. Mi sono sentita di intervenire e di dirti ancora grazie. Grazie a te. Puoi rispondere? È una considerazione, va bene. Io vorrei sottolineare un aspetto che mi ha colpito. Visto i vostri occhi, quando parla Alice, e davvero sono occhi che brillano, come notavo gli occhi della padrona di casa, la Gribaudo, che con molta attenzione, occhi davvero che dicevano tutto, ha ascoltato questa storia, che è una storia davvero destinata a crescere e ad avere sviluppi, secondo me. Adesso io mi collegherei con Martina Piemonte, attaccante della Lazio e della Nazionale. Sei in linea, Martina? Buonasera a tutti. Facciamo questa sorpresa ad Alice. Racconta, sì, esatto. Di lei. Buonasera a tutti e prima di tutto grazie Alice per avermi invitata. Io sono cresciuta con te, quindi per me è una fortuna avere un esempio con te. Avevo 14 anni, quanti anni avevo? Una vita ormai. Alice per me è stato un esempio fin da piccola. Avevo 14 anni, la mia prima esperienza nel calcio femminile, quindi per me è stata, cioè,
Tutto, quando inizio giocavo con i maschi, arrivo lì, Alice il suo carattere, infatti in realtà ho un po' preso, no? Crescendo un po' del suo carattere, mi sono portata e mi sono fatta il mio bagaglio. E oggi con questo libro qua che stai presentando, che purtroppo sono sincera, lo sai, devo ancora leggere, non vedo l'ora, però ho ascoltato un po' quello che si dice, poi soprattutto io so la tua storia, quello quanto hai combattuto, la donna che sei, la giocatrice che sei e l'esempio che sei. Quindi da calciatrice, finalmente una donna come te, con la tua esperienza, che rende pubblico tutto quello che passiamo e che è passato soprattutto tu, che hai avuto il coraggio finalmente di esporre a tutta Italia, a tutti quello che ti è successo, finalmente è un gran risultato per noi, visto che quello che abbiamo oggi è grazie anche a te, grazie alle giocatrici come te. Te lo dico veramente con tutto il cuore, lo dico davanti a tutti, perché se io adesso e noi adesso stiamo vivendo questo è proprio grazie a persone come te, Sara Gama, giocatrici che si sono esposte in questo modo, abbiamo risultati. Quindi ecco, sono così contenta di questo libro e lo voglio leggere a tutti i costi perché rappresenta anche me adesso. E sono così tanto orgogliosa e orgogliosa di averti conosciuto, di aver giocato con te e di quello che stai facendo, di quello che hai fatto adesso. Grazie Matti. È vero, assolutamente. Sì, e tantissime belle cose perché, ripeto, poi adesso io sono tornata adesso da Liverpool e ti chiedo scusa, mi dispiace se non sono potuta essere lì, mi sarebbe piaciuto tanto. Tra Liverpool sono tornata, caldo, freddo, partite, purtroppo sono un po' indisposta oggi e non ce la facevo proprio, mi dispiace. Però anche perché, sai, anch'io dopo 8 squadre cambiate, esperienze, ne avrei tante di cose da dire. Ma come dire, già il fatto che una persona come te, una giocatrice come te abbia questo è la cosa principale da donna, che se anch'io vorrò un figlio presto, perché anch'io sto invecchiando, cioè ho 26 anni, 27 tra un po', grazie a te adesso stiamo ottenendo tutte queste cose qua, ecco. Grazie Matti, lo penso davvero. Prima di ringraziare tutti voi, sono davvero orgoglioso di essere stato qui a moderare in questa bellissima sala. Vorrei che la padrona di casa, l'onorevole Chiara Gribaudo, facesse un saluto al pubblico, visto che ha mostrato grande sensibilità nell'organizzare un evento che ha visto il sold out e allo stesso tempo ha visto una capacità di poter arrivare efficientemente a raggiungere risultati molto importanti continuando a fare iniziative di questo genere. Ma grazie ancora a voi, naturalmente grazie ad Alice, grazie per i contributi che sono stati portati, non ultime le testimonianze, no? Io credo che sia un passaggio di testimone anche generazionale che ci insegna una cosa, che ogni cammino nuovo è opera di minoranze, che con grande dedizione dalla scuola al campo di calcio ci mettono tutte loro stesse nel provare ad alimentare una cultura positiva e costruttiva di pari dignità, pari opportunità per le donne. È stato sottolineato e mi è piaciuto anche molto, intanto sono contenta che ci sia anche questo avanzamento, no? E quindi non solo il libro per i bambini, bravissima, bravissima, ma anche il docufilm, chiamiamolo così se posso, il docufilm, perché sappiamo bene come sia importante appunto anche lo strumento dell'audiovisivo per arrivare ancora di più, mi permetto di dire, a maggior ragione alle giovani generazioni. Quindi è importante che ci siano più strumenti divulgativi, perché appunto diffondere conoscenza aumenta la consapevolezza, e la consapevolezza è esattamente quello che in qualche modo, grazie al lavoro di Alice, grazie alle tante storie magari anche di persone che non hanno raccontato perché non hanno avuto, come dire, la possibilità, i buoni consigli, no? Che invece ha ricevuto Alice, o banalmente perché non scrivevano un diario, ecco, non hanno raccontato. È bello invece che qualcuno raccolga questo racconto e che possa essere da esempio a tutte voi. Naturalmente, ecco, c'è un tema, avete toccato il tema del precariato e il tema della child penalty. Chi vi parla ha contribuito, diciamo così, a una legge, la 162 del 2021, proprio per favorire, intanto per individuare più e meglio le discriminazioni dirette e indirette sui luoghi di lavoro e anche a cercare di favorire nel mercato del lavoro
la certificazione di genere, cioè riuscire a far capire quanto è importante che in questo paese le donne lavorino. Non può essere che nel 2024, quando tutti si riempiono la bocca di quanto serva la natalità e quanto è bellissima la maternità, non sostengano poi le donne nella maternità, nella gravidanza, ma nella maternità soprattutto. E fatemi dire che mai come oggi abbiamo bisogno di un passaggio culturale. Guardate, non è solo una questione di pari opportunità, e non lo dice la Gribaudo, lo dice la Banca d'Italia. Se in questo paese le donne fossero messe nelle condizioni di poter continuare a lavorare dopo la nascita del primo figlio, cosa che non avviene, perché la maggior parte delle donne dopo la nascita del primo figlio si dimette o addirittura lavora con un part-time involontario, che è un ossimoro, fatemela dire così. Ma appunto, se le donne potessero essere messe nelle condizioni, perché esistono i servizi di sostegno, perché non tutte hanno i genitori, i nonni che possono naturalmente dare una mano, quindi il welfare familiare, se ci fossero le strutture che mancano in questo paese e se le donne potessero continuare a lavorare, ne guadagneremo in termini di PIL e di crescita 7 punti percentuali in più all'anno. E scusate se è poco. Allora, e questo... Quindi è una questione anche e soprattutto economica, e quindi è per questo che con grande... diciamo spirito di condivisione, di volontà, dobbiamo naturalmente estendere anche ai colleghi uomini e agli uomini questa idea di condivisione genitoriale, perché non può essere solo una nostra battaglia, non può essere un confine in cui qualcuno vuole confinarci, ma al contempo, ecco, diciamo così, a maggior ragione serve che tutte le donne, indipendentemente dal proprio credo politico, lavorino per le donne, perché ahimè, come dimostra la storia, spesso e volentieri non basta essere donne per costruire politiche a favore delle donne. E invece abbiamo un grande bisogno che soprattutto la minoranza delle donne che si impegna in politica, ascoltando le storie come quella di Alice, costruisca nel mondo dello sport, nel mondo del lavoro, nel mondo dei servizi, più uguaglianza. E su questo naturalmente tutte e tutti noi dobbiamo sentirci ingaggiati in questa battaglia. Grazie ancora ad Alice e grazie a tutti voi per questo bel momento insieme. A ultimo vorrei ringraziare Saverio Montingelli, che ha moderato l'evento, un giornalista Rai che conoscerete sicuramente, che per me è stato la voce di quando ero bambina e con quel pallone, quando ancora non c'erano le pay TV, sono così vecchia, sì, e, però è stato, non so, quella voce che sentirlo narrare la mia storia e fa sempre emozionare, ma soprattutto è una persona che ha scelto di raccontare le storie piccole, quelle, non quelle dei calciatori che ormai non si possono più intervistare, perché tra i vari uffici stampa non è un'intervista, ma quella di tante ragazze che come me combattono per i loro sogni, ma soprattutto per un mondo più giusto. Grazie, grazie Alice. E queste belle luci che luccicano sono l'esempio di un evento davvero ben riuscito. Grazie ancora all'onorevole Gribaudo e a tutti voi.